Perché io zappavigna come Enrico Pasquale praticavo come Surya Power. E andiamo! A questo momento resterà nella storia. 50.000 like! 50.000 like! Sì, questo è Epni, bentornati nel decimo episodio della serie della Rush verso il drago. Perché sono affogato? Perché nell'episodio precedente, che come al solito trovate in descrizione, ragazzi, siamo riusciti ad ottenere la spada con looting. Guardate un po' cosa è successo. Allora, ragazzi, penso di aver combinato un pasticcio. Come vedete, non ho più la spada dei Dream. Perché, diciamo che accidentalmente l'ho utilizzata fino in fondo, sperando che mi desse ciò di cui avevo bisogno. Mancano due Enderai, ragazzi. Ne mancano due e non so come fare. Kenzo, boom, baby! Unbreaking 3, looting 3, però c'è anche Fire Aspect. L'ho incantata, una spada sola, una, con 30 livelli, mi ha dato questo. Vi rendete conto? Cioè, io sono contento in parte, ma in parte no, perché mi era ridato di nuovo il Fire Aspect, è quello che fa scappare i mostriciattoli. E adesso però dobbiamo andare a trovarli, dobbiamo andare a trovare gli Enderman. Prima però, vi faccio vedere una cosa divertente. Allora, ho incantato armatura e scarpini. Sono andato, penso, non lo so, 4 ore nel Nether. 4 ore! Guardate quanta rotta in flash, l'ho massacrati tutti. E ho fatto anche un po' di libri, però fanno abbastanza schifo tutti, perché molti sono gli incantesimi che avevo fatto a livello 12. Perché a livello 12, direte voi? Perché avevo messo le torce in mezzo alle librerie, tra il tavolo degli incantesimi, appunto, e le librerie stesse, perché non sapevo che facessero interferenze. Infatti, se adesso guardate, che prendo i lapislazzoli, che mi sembra siano qua, esatto, adesso l'incantesimo me lo fa a livello 30, vedete? Livello 30, non vado a farlo, però piccone un silk touch potrebbe essere interessante, ma no, non lo vado a incantare, perché noi, ragazzi, dobbiamo incantare una nuova spada di diamante, penso. Noi abbiamo questa che ha sharpness 2, ma è quasi distrutta. Mi conviene, avete scritto voi, di farmi una nuova spada, ed è quello che farò in questo momento, craftarmi una nuova spada, in caso non ci fosse un incantesimo forte a livello 30, di fare un'altra spada, però sarebbe un po' sprecato in quel caso, vediamo. Olle! Fire Aspect 2, allora, non è molto buona, perché se vado nell'End World e combatto appunto gli Enderman con il Fire Aspect si teletrasportano. Quindi per adesso teniamola qua. Come ci siamo potuti dimenticare dell'arco, porca di quella trottola. L'arco è importantissimo nell'End World, cavolo, per uccidere il dragone. Quindi con i 30 livelli che abbiamo adesso andremo appunto a potenziare questo. E se questo dovesse fare schifo, questo lo cambiamo. Tanto posso, quanti archi posso ancora fare? Ho altre stringhe a giro. E metti qui la mela e trasformi la mela con 8 lingotti d'oro. Così ci dà la Golden Apple, quella rosa. Overpower, baby! Questo è devastante. Facciamoci allora gli altri archi, ragazzi. Almeno altri 3 archi devo farli. Toh, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3, qua power power, punch power power, punch power power, punch power power, è uguale per tutti. Comunque, se la missione dovesse andare bene, ragazzi, io ho trovato dagli zombie carote e patate e me le vado a zappare alla terra. Perché io zappavigna come Enrico Pasquale praticava, come Surya Power. Io zappo perché mi piace zappare. Qui possiamo arare ancora un pezzettino di campo, mettere le patate, la patata, le carote e i 3 semini rimanenti, visto che abbiamo una piantagione scrausissima, porca miseria. Cioè, noi andiamo nell'endo ad affrontare un drago con 3 panini e sta cercando. Ma che cazzo è? Ci devasta. Non c'è modo. No, non possiamo. Se dovessimo trovare le Enderpearl, ragazzi, non possiamo andare nell'End World. Ve lo dico sinceramente. Mi dispiace, ma non possiamo ancora. Allora, ragazzi, per il momento non potenzio nessun arco. Anche perché mi piacerebbe davvero tanto trovarlo con Infinite. Devo uccidere l'ultimo Enderman. Il tuo killer sta arrivando, piccolo Enderman. Tu pensavi di salvarti? Ma la tua morte è vicina. Comunque, mi avete detto, Step, potevi anche dare un colpo di spada di diamante e poi finirlo con la spada d'oro. Cazzo, avete ragione, sono un pirla. Sono un pirla. E poi sono andata a incantare una spada già danneggiata, vi rendete conto? Pipistrello non è qualcuno da uccidere, ok? Lo uccido, ma non è qualcuno da uccidere. Cari Enderman, ci siete ancora? Sì, signor Creeper, ero venuto ad uccidere quei ragazzi neri che portano gli oggetti a giro per la mappa. Porca trottola, sono caduto di sotto. Comunque con questa armatura non dovrei prendere tanto danno, perché quella di ferro è molto forte rispetto a quella di d'oro, ve lo dico. Che cazzo è sta roba? Ecco da dove arrivano tutti gli zombie! Ho una farm! Io qui potrei fare dei livelli, ragazzi. Posso chiudermi ed ammazzare. Grazie alla lava che mi ha fatto scoprire sto posto.
Se non era per la lava, col cavolo, lo vedevo. Non ho bisogno di andare a fare la farm nel Nether. Il top sarebbe stato scoprirlo prima. Eccoli qua. L'avevo detto e sentivo dei rumori. E ce n'erano altri dietro al muro, cazzo. Che ci fate voi qua? No. Non ci... Un Enderman. Zitti tutti. Zitti tutti. Muori. L'ho anche infuocato. Vieni qua. No. Non ci credo, è scappato. Bestiaccia immonda, vieni a farti uccidere. Sono un pirla, dovevo ucciderlo con l'altra spada e dopo mettere quella d'oro, sarà detto. Cavolo, ma che palle, fra tutti gli incantesimi poteva metterci. Ci ha messo nuovamente il Fire Aspect. Dopo l'altra volta avevo sbagliato io. Ho sentito l'Enderman, ragazzi, l'ho sentito. L'ho sentito, vi giuro. È qua da qualche parte. Ci siamo, ragazzi, secondo me ci siamo. Eccolo qua. Ora vai te a capire se è quello che si è teletrasportato o no. Ragazzi, vado con questa. E vado con questa. Muori, due. Oh mio Dio, via. Scappa in questo momento. Resterà nella storia. Sali, vattene di qua. Non torneremo mai più, Mira. No, scherzo, non è vero, ci servono i livelli. Comunque abbiamo l'Enderpearl. E qui c'è un Silverfish. Schifoso, maledetto, muori. Presto verrai attivato. Addio, spawn di fish. Shishwell fish. Sei stato utile. No, scherzavo, sei stato inutile. Tan 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 10 episodi, ragazzi, 10 episodi a festeggiare così è tanta roba, porca miseria. Ragazzi, benvenuti alla cerimonia di apertura del portale dell'Endward. È con grande piacere che oggi inseriremo le 12 Ender Pearl, che in realtà sono Ender Eye, e in realtà sono le 12 chiavi che attiveranno il portale con l'altra dimensione. A lei l'onore, Stepney, faccia pure. Sono contentissimo! Ragazzi, resteremo nella storia. Porca troia, ma mi piove sul portale, Marimba Maiala. Non posso permettere uno scempio del genere. Immaginate se per attivarlo cadevo nella lava e morivo. Inutile ricordarvi che se andiamo nell'Endward, l'unico modo per tornare indietro è uccidere il drago. Quindi ragazzi, visto che voglio fare una cosa fatta come si deve, adesso ci potenziamo un pochino. Lui scava i tunnel per arrivare al livello 12 e cade in una grotta del dungeon. Fanculo tutto, oggi andiamo al livello 7. Diamanti, baby. Diamanti, cazzo. Però non ho fortuna. Cazzo, se sarebbe utile un piccone con fortuna. Allora, visto che prenderli immediatamente non avrebbe tanto senso, forse mi conviene vedere se riesco a trovare appunto il piccone con fortuna e dopo venire qui a scavare questi diamanti. Non so sinceramente se le armi di ferro possano ricevere la fortuna. Comunque mi sembrava di sì. In ogni caso facciamo così. Creiamo un po' di picconi di ferro a caso e finché non vediamo ci dà fortuna noi non prendiamo niente. Così abbiamo l'altro arco nuovo. Prendiamo un pochino di legna e trasformiamo un po' di picconi. Direi che per iniziare 6 picconi possono andare benissimo. Silk touch. Secondo silk touch. Silk touch. Non ce ne frega niente. Silk touch. Silk touch. Silk touch. Silk touch. Ragazzi, è uguale per tutti. È uguale per tutti. Però come vi ho detto tante volte, è a caso quello che aggiunge al silk touch. I puntini puntini sono appunto per quello. Anche quello di diamante mi dice silk touch. Guardate, diamante, silk touch. Ma proviamo e vaffanculo. Unbreaking 3, efficiency 4 e silk touch 1. Vaffanculo, va. Non è tanto per i picconi quanto per i livelli. Cioè, i picconi ne posso fare quanti voglio. C'ho un sacco di materiali. Efficienza, fortuna 3. Ragazzi, fortuna 3, unbreaking 3, efficienza 4. Mezz'ora per trovarlo, ma ci si fa. Ci si fa. Allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5 blocchi. Con fortuna 3 l'aspettativa è almeno 15. Te che cazzo vuoi? Oh, stupido. Chiudo gli occhi e spacco, eh. Presi tutti? 3, 2, 1, boom! 10. Vabbè, dai. Poteva andare peggio. Avendoli trovati qui, cambiamo zona. Per fare un'armatura completa, in teoria ne servono 26. Però noi abbiamo già questi due che non hanno un brutto potenziamento. Quindi ci serve solo Iron Helmet e Iron Leggings. Ho la spada con looting. Magari mi dà l'arco. Magari mi dà il suo arco. Dove è andato? È scappato. E sta scappando! Vieni qui, stronzetto! Oh, la madonna! 5 prezzi e 5 bon. Non ci credo, ragazzi. Ora trovo gli Enderman. Ora trovo gli Enderman. È un complotto. Mi danno anche le Enderpearl. Raggiungere il livello 29 con il carbone. Fatto. Come on.
Come on, venite. Ragazzi, è dura, organizzarsi, me ne rendo conto. Qui c'è un party, bene, ammazzo tutti. Oh, no, 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 troppi. Non c'era nessuno 2 secondi fa. Dai, un altro paio di mob e ce la faccio. Tu sei il primo e tu sei il secondo. Un villaggero vestito d'oro, cioè, rendetevi conto, cavolo. Livello 30. It's time to go home. Ragazzi, il colmo, non ci credo. È nato un ragno e c'era pure un buchino. Guardate, c'era un buco. E con i 3 diamanti che abbiamo qua, ci andiamo a fare pantaloni, tac, e il metto, tac. Facciamo l'upgrade della nostra armatura e andiamo ad incantare l'ultimo pezzettino. I pantaloni, voglio incantare i pantaloni, dai, dammi qualcosa di buono. Protection 3. Pantaloni! Protection 3 and breaking 3, dai, non male. Ragazzi, siamo praticamente pronti. Nel prossimo episodio andremo nel Netherworld. Perché quando devo dire Endworld dico Nether, e quando dico Nether devo dire Endworld? Proveremo ad affrontare il drago nel prossimo episodio e non so sinceramente se ce la faremo subito, ma in ogni caso io sono pronto. O insomma, sono quasi pronto. Perché non mi fa dormire? Ah, salve piccolo creeper. Tutto bene? Lei e i suoi cazzo di amici, quanti siete? Ragazzi, stiamo scherzando. Allora ragazzi, direi che questo episodio termina qua. Non era mai nato nessuno in 10 episodi. Oggi sono nati 4 creeper contemporaneamente. Io come al solito ragazzi vi ringrazio per questo video. Ricordo di spolliciare per sostenere la serie. Passate anche la seconda nella descrizione, pagina di Facebook. Ci vediamo al prossimo video, il prossimo video. Ciao, è tutto.